La squadra magiara vanta palleggiatori raffinati e un attacco di tutto rispetto, come attestano i 13 gol segnati nei precedenti incontri, a fronte di uno solo incassato. Jules Rimet, che dà il nome al trofeo, assiste sugli spalti insieme a un folto pubblico. Sarosi e Meazza sono i due capitani. L'arbitro è il francese Capdeville. L'avvio della sfida è elettrico. Entrambe le squadre hanno voglia di superarsi. Al quinto minuto Colaussi scocca un tiro al volo che non lascia scampo al portiere Sabo. 1-0. L'Ungheria non tarda a organizzare una reazione. Trascorrono 120 secondi di tambureggiante attacco e Titkos trova il varco per infilare Olivieri. 1-1. Il furore non accenna a placarsi. Piola colpisce un legno dalla porta avversaria. È il preludio a quanto accade al sedicesimo. È l'azione più bella del mondiale. Una lunghissima trama di passaggi dentro l'area magiara, conclusa da Piola con un tiro imparabile. 2-1. Al 35esimo, un'accelerazione di Colaussi lo porta a tu per tu con Sabo. Nonostante la posizione defilata sull'out sinistro, l'attaccante della Triestina riesce a tracciare la via del gol. La ripresa si inizia con il vantaggio di 3-1 per l'Italia. Ora gli ungheresi moltiplicano gli sforzi per recuperare il distacco, riuscendo, dopo numerose azioni offensive, a ottenere il secondo punto. Ma gli azzurri ritrovano in un finale magnifico il loro slancio combattivo e segnano ancora poco dopo con un tiro imparabile di Colaussi. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. La nostra nazionale era vista con una certa così negatività da parte dei tifosi francesi, invece lì riuscimmo a vincere contro tutto e contro tutti una edizione che secondo me resta storicamente straordinaria.